Però vabbè, assaggialo, ti prego. Ah. Bella a tutti. Dove mangiare in Paolo Sarpi? La famosa Paolo Sarpi Chinatown che tutti conosciamo. Oggi pullula di persone. Come sempre andiamo a fare merenda. Prima beviamo qualcosa di fresco. Oggi abbiamo bisogno di fresco, di qualcosa di rinfrescante perché fa troppo caldo. Poi ci mangiuchiamo qualcosa che io non ho ancora mangiato, ragazzi. Avrei un certo languorino. Trasformiamo la mia merenda nel mio pranzo-cena, ok? Primo posto che forse non conoscevate. Colazione giapponese qua da Slabo. Come vi dicevo, sto morendo di sete. Lo faccio dolce o salato, cosa dici? Facciamo un dolce o un salato? Facciamo un dolce o un salato, allora facciamo un egg toast. Allora ragazzuoli, oggi non sono da solo, per fortuna, ma sono in compagnia di Piccola Margheritona, forse la conoscerete, anche lei ha fatto qualche video su YouTube. In realtà non fa la YouTuber, però diciamolo Marghe, sei una persona molto creativa. Raga, abbiamo preso delle robe molto molto fighe, devo dire. Allora, facciamo vedere bene. Questo è pomelo, sago e mango. Bellissimo, raga. Ok, poi abbiamo preso un strawberry orange tea. E poi Marghe ha preso una granita. Questo è per il nostro Jack che sta facendo le riprese. Questo è un momento sempre molto... Sei tu? Che bello. Ma cosa dite? Lo mischio, raga? Sì, dai, mischiamolo, mischiamolo, sì. Oh, cin. Mmm. Ma è cremoso, è tipo al latte. Dai, davvero. Panna, pomelo, buonissimo. La mia è la com'è la tua? La fragola. Però c'è la frutta. Però, raga, ci sono i pezzi di frutta. Vabbè, però ci sono i pezzi di frutta, no, veri. Buona, buona, ecco i pezzi. Falla vedere bene. No, raga, allora, vi dico, chiaramente è buono perché c'è la frutta fresca, per quello, cioè fatto con la roba fresca, per quello. Rispetto a tanti altri posti, soprattutto quelli che fanno il classico bubble tea, raga, che vi mettono le cose, gli zuccheri, le cose finte, provate qualcosa di diverso. Vai, no, senza paura, vai. Vai, nulla, assaggiamo. Assaggiamo strawberry orange. Allora, molto buono, molto fresco. Ci sono i pezzettini di arancia, pezzettini di fragola all'interno. E, ci sta, non è male. Sì. Hanno anche un'ottima selezione di cibo dolce e salato, chiaramente pasticceria e non. Ho preso un bellissimo egg toast con prosciutto, penso, adesso lo apriamo. E poi una carinissima sorta di cheesecake fluffy, diciamo, adesso ve la faccio vedere meglio. Ok, plastichina a parte. Vediamo l'interno, raga, vediamolo. Ma questo è un tuorlo di uovo intero. C'è letteralmente un uovo intero, raga, dentro. Non lo sapevo. Ma è buonissimo. No, vabbè. Bro, assaggialo, ti prego. Mamma mia. Bro, non te l'aspetti. Non te l'aspetti. Buonissimo, anche col tuorlo così. Buono, buono, non pensavo, raga. Che poi è fatto con il, guardalo, è fatto con il pan brioche, ecco perché. No. È un toast con l'uovo in mezzo proprio intero. Buonissimo, raga, dovete assolutamente provarlo. Buono, buono. Ragazzi, abbiamo speso 26,30€, 5€ per la cheesecake, 2,80€ per il mini toast. Le bibite sono quelle che costicchiano un pochino, ma adesso che l'abbiamo testata abbiamo capito il perché. Sono fatte con frutta fresca e la frutta fresca ha un costo. Assaggiamo un pezzettino di cheesecake. Bellissima, bella fluffy. No, non ha fluffato, vero? Non ha fluffato per niente, ok? Vediamo com'è dentro. Questa è chiaramente tutta produzione loro perché con il logo così. Classica cheesecake. Non mi fa proprio dire wow. Una buona cheesecake però. Dove vai? Non abbandonarmi. Una buona cheesecake, raga. Fluffy. Gli ingredienti freschi si sente.
No! No! Ok, basta, la smetto di fare il cretino. Non sprecate il cibo, signori. Buona. Non è male, ma è molto dolce e abbiamo altre cose da mangiare, quindi andiamo avanti. E dai, e basta mangiare le solite cose. Mangiamoci qualche bello spiedino da fried skewers. Come si dice? Sì, skewers, credo. Allora, sono già entrato, mi hanno dato questo. È molto figo perché ti scegli tu i tuoi spiedini tra varie cose, varie specialità cinesi. Costicchia, perché comunque sui 5 euro qualche pezzo di calamaro, 3 euro le salsicciette che ho preso cinesi. Insomma, diciamo che i prezzi si fanno valere perché comunque la roba sembra molto buona. Quindi vediamo, aspettiamo che mi chiamano e poi si mangia. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo il nostro bottino. Ho preso salsicette cinesi, facciamole vedere. Poi ho preso per Marghe, finalmente qualcosa anche per te, sicuramente ti piacerà. Dalla radice di loto devi assaggiarla però. Ma non so se senza glutine. Volevo prendere qualcosa per la Marghe ma non sono riuscito. Spostiamoci un po' da qua che c'è un botto di gente. E i ciuffetti di calamaro che a sto giro sono molto meglio, perché poco fa mi ero fermato in un altro posto che conoscevo, ma un po' poca cura secondo me, e forse non ho neanche azzeccato il posto che mi ricordavo. Questo giro non è piccante, infatti è buono, ci sta. Dai, una salsiccetta l'assaggi tu, Jack, la vuoi? Eccola. Salsiccia cinese questa, è classica. Piccola e piccola, quindi. Che Jack c'è troppo avanti, sapeva di non avere il microfono e non ha parlato, infatti. Troppo, io ho questo problema col calamaro, non riesco a masticarlo normalmente. Salsiccetta, carine, solite salsiccette cinesi. Fritta bene, non male, la salsiccetta cinese, dai. La proverò per te, la radice di loto. Anche questo, tutto fritto ovviamente. È buona, ma che con questa cosa ci stai perdendo, mamma mia. Che roba è? Non è buona la radice di loto, non me la ricordavo, non lo so. Allora, questa volta ho speso 9 euro. Sembrerà costoso, però raga, vi saziate con questa merenda. 5 salsicette 3 euro, i calamari 5 euro, 1,50 euro la radice di loto o 1 euro, non mi ricordo. Totale 9 euro, 1 euro l'ho lasciato io di mancia, anche se non so se è un'abitudine qui lasciare le mance in Chinatown, anche perché si è presa un po' male in effetti. Poi se l'è tenuto comunque l'euro. 5 su 5 assolutamente, questo consigliatissimo, è oltretutto la prima volta che lo provo, quindi approvatissimo. Cosa ne pensa di questo spiedino? Spettacolare, cazzo. È spettacolare. Non immaginavo di poter mangiare queste prelibatezze qui a Polo Sarpi. Invece? Oh. Ultimissimo posto, forse non lo conoscete tutti quanti, anche perché molti si fermano prima, non si sa perché. Pollo fritto. Vi spiego un piccolo aneddoto. Immaginatevi, pomeriggio, qualunque, ok? Siete a casa, non mi ricordo se era in quarantena o meno, apro Glovo. Scorro su Glovo e a un certo punto mi appare pollo fritto. Io chiaramente faccio, che cos'è? Che posto si può chiamare pollo fritto? Cioè, semplicemente pollo fritto. Proprio pollo fritto di Paolo Sarpi. Guarda che stanno un po' urlando loro. Quindi io già lo conosco, ma ve lo volevo far conoscere, vi faccio vedere perché è veramente una figata. Friggono tutto sul momento, tutto strabuono. E intanto abbiamo anche i nostri nuovi collaboratori, come potete ben vedere. Andiamo. Che meraviglia. Eccolo qua. Pollo fritto. Ho preso due pezzi per 3,50 euro. Prezzo onesto perché ho preso una coscia e un'aletta di pollo che loro ti rifriggono al momento. Hanno anche straccetti, croccanti di pollo. Insomma, fanno tutto a base di pollo fritto, appunto. Ho preso anche una salsina al wasabi. Wasabi e miele. Questa la conosco perché l'ho già provata l'ultima volta che sono passato qua da Chinatown. Mettiamoci il guantino. Per fortuna non è in plastica, ma sarà fatto tipo di mais o di qualche materiale simile. Ok. Sono un po' tristini perché sono da soli. Allora, questa è la lettina di pollo. Classico pollo con la panatura. Con la panatura crunchy, è ustionante in questo momento, lo sento. Quindi aspetterò un attimo prima di mangiarlo. E qui la cosciotta di pollo. Questo, raga, è pollo vero, quindi. Ha una forma che non è quella finta che vedete di solito di altri posti.
Madonna, sto morendo già dal caldo. Vento, 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 come sempre. Sì. Oh, è emozionante. Il crunch c'è, il pollo è bello speziatino, succoso. Non quelle cose asciutte che vi vendono di solito. Molto molto buono, ve lo consiglio. Aspettate qualche minuto perché vi friggono tutto sul momento. Questa salsa al miele diciamo che non è proprio, però è ben saporita, ben equilibrata, è una buona salsa da rifare, anche perché io non mangio il wasabi e questa la mangio. Siccome ho già mangiato un botto, riportiamo tutto quanto a casa, raga. Bene raga, il video finisce qui. Ringrazio Margheritona, ringrazio Jack per avermi aiutato con le riprese, per avermi fatto da supporto morale, perché ultimamente mi avete visto sempre da solo, però giuro che ho anche una vita sociale, raga, ve lo assicuro. Grazie ancora, mi ha fatto veramente tanto piacere. Ricordatevi di supportare, ci vediamo alla prossima. Bella! Ciao! Ciao, bro! Non ho mangiato nulla, ci dobbiamo spostare perché qui c'è la strada, va bene, ho capito.